Lunedì, 20 gennaio 2020. Santi Fabiano e Sebastiano. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, Samuele disse a Saul: «Lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte». E Saul gli disse: «Parla». Samuele continuò: «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota lo sterminio coi peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore?» Saul insisté con Samuele: «Ma io ho obbedito alla parola del Signore. Ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato. Ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso del bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Galgala». Samuele esclamò: «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione. Colpa è terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re». Dal Salmo 49. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che hai in odio la disciplina, e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia, e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi».